Mac Music, un progetto dove food e musica danno vita a serate particolari. Per capire meglio di che cosa si tratta, siamo stati al McDonald's di Jesolo a conoscere il DJ protagonista. Vediamo. Al McDonald's di Jesolo, musica e fast food si sono uniti in un particolare connubio. La più famosa catena di hamburger ha ospitato un altrettanto famoso DJ, Francesco Trizza. Mixa i pezzi delle più importanti canzoni in console non solo nazionali ma internazionali, toccando mete come Rio de Janeiro e lo Sheraton di Dubai e animando le serate di star del cinema e della musica. Ma conosciamolo meglio. Quando è iniziata la passione per la musica e quando hai iniziato a mixare nei locali? La passione per la musica nasce nel 1986, ascoltando una radio, Radio Milano International, l'attuale radio DJ, che cercavano animatori per villaggi Valtor. Da là è nata la mia passione, poi sono passato velocemente alle navi da crociere, prima MSC e poi Costa Crociere. Oltre a vari locali del posto, quindi di Jesolo e Veneto, hai suonato in Italia e anche nel mondo. Quali sono i locali più di spicco su cui hai suonato? Diciamo che ho avuto la fortuna di avere un buon manager italo-argentino che mi ha portato a suonare sia a Dubai allo Sheraton, che a St. Moritz, che a Saint-Tropez, e al Nikki Beach, che a Monte Carlo e poi ho finito l'estero 4 anni fa in Brasile, al Rio de Janeiro e al Cucaracha. Siamo in diretta nazionale, non ce n'è per nessuno. Qual è il tuo genere musicale? Diciamo che è un genere a 360 gradi, perché oggi come oggi e anche ieri come ieri bisogna fare un po' di tutto se uno vuole fare il DJ come professione, non come hobby. Perché uno che lo fa come hobby si può permettere di fare solo un genere musicale. Uno che lo fa per professione deve fare tanti generi musicali per poter portare a casa tante date. Il mio genere musicale è il sound a 360 gradi, però sono un esperto di anni 80 e di anni 90, sia dance che house. Stasera cosa ci farai ascoltare? Stasera, essendo in un contesto molto internazionale, siamo al McDonald's di Jesolo, prediligo i suoni internazionali. Beh, in questi istanti i suoni sono molto 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 commerciali. Vi sto facendo ascoltare Bob Sinclair, un brano uscito già 3-4 estati fa, ma che ancora tuttora va molto bene. Ci fai vedere un po' come si mixa? Yes! McDonald's, tu stai realizzando un progetto, di che cosa si tratta? L'anno scorso, grazie alla fiducia e alla professionalità del proprietario del McDonald's di Jesolo, il signor Ricciere, abbiamo brevettato un'idea, Mac Music, fondere il food alla musica. Praticamente i McDonald's sono conosciuti in tutto il mondo come fast food, non come disco bar. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mixato il fast food alla musica, insieme abbiamo portato un progetto che ci sta portando dei risultati, non solamente a Jesolo, ma anche fuori di Jesolo. Vogliamo ricordarvi l'unico McDonald's d'Italia, il DJ Set, il venerdì notte. Ogni mercoledì vi trovate allo Shanna, Mestre. Faccio parecchi party in Sardegna, parecchi party a Formentera, Monte Carlo, St. Moritz, Saint-Tropez e Venezia. A settembre a Venezia ci sarà una manifestazione importante, sarai presente anche quest'anno? Sì, anche quest'anno, se intendi la mostra del cinema, sarò presente anche in svariati party, come l'anno scorso. Quali erano? Ho fatto il party ufficiale all'Isola di Certosa di James Franco. Se qualcuno non sa chi è James Franco, è l'attore di Spider-Man. Poi ho fatto la cena ufficiale di Madonna all'Hotel Bauer di Venezia, ho suonato durante la cena e poi per concludere ho fatto la festa alla signora Cardinale. Ringraziamento particolare a Video Sound. Come sarà la tua estate principalmente? Beh, la mia estate sarà bollente, farò delle belle date, farò 4 date a Formentera in un locale di un noto calciatore, ex calciatore. Poi farò 2 date a Saint-Tropez, mentre invece in Italia lavorerò prettamente in Veneto, farò anche qualche data nel litorale laziale e in Puglia. Prossimo evento qui imminente quale sarà? Prossimo, quello imminente estivo,
ti dico che a metà luglio, praticamente tra circa 2 settimane, farò un evento grosso in Sardegna per un emirato arabo che si sposa su uno yacht. Io curo la parte musicale sullo yacht e la parte musicale a terra, al ristorante, verrà curata dai Duran Duran. DJ Trizza, lo rivedremo prossimamente in qualche altro evento. Ciao!